Buongiorno. Ho ancora la tazza piena. Amy, sono contento di come siano andate le cose tra noi due. Anche io. Ci vediamo dopo, allora. A dopo. E voi, là dentro, sveglia, che oggi c'è da lavorare! Dove sono i miei pantaloni? La mia camicia! Io non trovo più niente! Ok, oh, dove sono le dita? Stavo la lavati, Amy. Su. Ragazzi... Jamie! Ah. Buongiorno, cognati! Avete dormito bene? Sì, abbastanza. Più o meno. Dove sono i nostri panni? Mentre dormivate, sono entrata nella vostra stanza e li ho presi per lavarli. Però non ho potuto prendere le mutande. Le mutande? Sì, sì, le mutande, quelle con cui avete dormito. Credo che le prenderò adesso. No. Non oseresti mai. Ma cosa credete? Che non ne abbia il coraggio? Esatto. Allora? No, dov'è Andrea? È fuori nei campi a lavorare già da un po'. No, noi vogliamo parlare con Andrea. Dopo, tanto non avrete la colazione finché non vi sarete sbarbati e lavati per bene. Vi ho preparato pane caldo, polenta arrosto, polpette di patate, caffè con lente. Allora, vi decidete? Va bene, abbiamo parlato. Sì. D'accordo, fare fatto. Ne avrai. Sì. Svelti, la colazione si fredda. Ecco qua le nostre mutande. Bravi. E ora a tavola. Ora? Grazie. Oh Signore, ti ringraziamo del pane quotidiano, della tua bontà e dei doni che ci concedi. Amen. Amen. Sono buonissimi, Amy. Divino. Grazie ottimo, a tutti. Ottimo. Davvero. Quando mi sono sposata non credevo di capitare in una così bella famiglia. Siete tutti dei bei ragazzi, lo siete davvero tutti quanti. Ma come mai non vi ho mai visto alle feste, ai balli? Forse non vi piacciono le ragazze? Non abbiamo quasi mai viste. Beh, ora avrete me come cognata e le cose cambieranno, in meglio. Sai, Amy, sono proprio contento che Andrea ha scelto te per la vita. Grazie, carino, quello che dici. E tu? Hai mai pensato a una ragazza tutta tua? Qualche volta. Non c'è niente di male, sai. Anche tu dovresti iniziare a pensare alle ragazze. Io ci penso sempre alle ragazze. Amy, sai che in realtà anche noi non ci sappiamo fare come ragazze. Ma potete imparare, vi insegno io. Allora, prima cosa, io sono la ragazza all'uscita della chiesa. La salutate educatamente, scoprendovi il capo, così. Oh. Davide, che succede? Sono spettinato. Non dargli retta. Adesso dovete dirle qualcosa di carino. Giovanni, prova tutti qualcosa. Tempo ideale per le patate. Bravo. Non te la prendere. C'è ancora tempo per imparare. Abbiamo ancora un mese prima della prossima festa. Ma dovete sapere che ognuna di quelle ragazze avrà almeno uno spasimante intorno. Nessun problema, faremo piazza pulita. No, è esattamente quello che non dovete fare. Dovete dimostrare di essere superiori, dovete essere dei gentiluomini, dimostrare che conoscete il Galateo. Galateo, ma non sapete proprio niente. Giovanni, vieni. Quando incontrate una ragazza, non la dovete afferrare come se fosse una fascina. Dovete trattarla con gentilezza, chiederle di ballare e poi chiamarla mia cara, mio tesoro, piccolina. E naturalmente offrirle il braccio nel modo corretto. Going courting, if you find it hard to break the ice. Going courting, you don't have to go and see a girl. Oh, it's fine to have.
amore, no? Beh, più o meno. Now there's lot of things you gotta do. Be sure to follow ladies low. You side along and squeeze her hand. Let me tell you that the story's right. You have my heart, a little wife. She gives you kind of half a smile. You cover love, she moves away. Then it's ready that you come into play. Avete capito? Vai, vai, vai. Going courting, if you find it hard to break the ice. Going courting, going courting, usually the feminine advice. Rolling eyes and have a little sigh. Run the groan like you're about to die. There is one knows as a mountain going courting. Ma che dire? Non posso parlare? Un po' di parole? Just remember what's about to me. Don't forget to turn the energy. Pretty soon you'll both be larking. Always parking. Going dancing. Going dancing. At the fancy ballroom event. Going dancing. Going dancing. Come? Un uomo grande, grosso come te non puoi imparare una cosa piccola, piccola? Ma no, ma non fai luce, ma vai, ma va! Seguitemi, seguitemi, è facilissimo! No. Addio! Torno! Dentro! Giro! Su! 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 E adesso dietro di me, a tempo! A tempo! Come si può andare a tempo? Dentro! Dentro! Quale? Questa! Come rotta? Adesso, provate a formare delle coppie! Coppie! Calma! Delle coppie! Coppie, 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 coppie! No, no, no! Coppie, coppie, quattro coppie! Quattro, vai! Ma non così! Ma come? Thank you.
ragazzi, tutti in fila. Voglio vedere quelle belle unghie pulite. Le unghie più carine che abbia mai visto. Giovanni, cos'è successo col pollice? Per pulirlo l'ho bagnato nell'acido e per poco non ho perso l'uso. Sono davvero orgogliosa di tutti voi e mi raccomando, quello che vi ho insegnato, qualunque cosa accada, niente botte. Niente botte? Beh, guardate i nostri vampolli trasformati in perfetti cittadini. Non è bello. E allora, se dobbiamo andare alla festa, partiamo! Un momento, le focacce! Focacce! Sta per succedere qualcosa di terribile! Mamma dice che straniero vuol dire guai! Non li ho mai visti prima! Non preoccupatevi, amiche mie! I nostri ragazzi ci proteggeranno! Ma da dove vengono? Dal paradiso! Proprio carini! Milla, quale ti piace? Il più alto! Salve ragazzi! Ragazze, questi sono i miei cognati. Vi dispiacerebbe fargli vedere dove possono sistemare le focacce che ho cucinato per la festa? Certo, Emi, sarà un onore. Barnaba, questa è Celeste. Onorato, piacere. Piacere, piacerissimo. Davide, Edoardo, Elisabetta, Maria. Piacere, piacere. Venite anche voi alla festa? Certamente. Di qua? Di qua. Filippo, ecco Luisa. Commosso. Benvenuta alla festa, piacere. È un grande piacere. Emi, che piacere rivederti. Grazie Margherita. Claudio, potresti seguire Margherita? Con te, fino in capo al mondo. Temo che le focacce siano finite. Ho detto che temo che le focacce siano finite. Beh, posso comunque mostrarvi il tavolo. Sei la ragazza più carina che io abbia mai visto. Grazie. Ora so che non passerà molto tempo e presto verranno a trovarci con moglie e figli. Beh, adesso Emi, non esageriamo, corri troppo. Beh, anche noi dovremmo iniziare a pensarci. Emi! Su, ragazzi, scegliete le vostre dame e il ballo stia per iniziare. Sì! Forza! Thank you.
Bravo! Ragazzi, è stata una festa veramente meravigliosa. Ora però prendiamo chiodi e martelli e cominciamo a costruire il nuovo laboratorio. Ma prima di iniziare però volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenute per aiutarci e anche a tutte le ragazze che hanno preparato per noi una splendida merenda. Comunque, prima si inizia e prima si mangia. Al lavoro! Avanti ragazzi! Mettiamoci qua! Avanti! Avanti! Attrezzi! Attrezzi! Pezzi qua! Qua! Perfetto! Avanti! È pesante, eh! Oh. Qua dietro! Muoviti! Dai! Che succede, Edo? Niente, niente. Oh! Barna, va tutto a posto? Mi sono fatto male. Ah! C'è qualcosa che non va, ragazzi. È solo un colpo di striscio. Ma l'ho visto, l'ho fatto apposta, ma perché non gli sei saltato addosso? L'abbiamo promesso a Amy, niente botte. Mi ha trasformato in un branco di ramolliti. Claudio, sei ferito? Solo nell'orgoglio. Adesso basta però, Ma l'abbiamo promesso a Amy, non siamo. Siete il disonore della famiglia. Con questo è finito il primo tempo, piccola pausa. Grazie. Thank you.
Thank you.